Mercatino Conca, abitanti 1022, Crinale, Marche Romagna. La Boss Volley, Serie D, annuncia l'ingaggio del nuovo schiacciatore ricevitore, Davide Mazzanti, classe 76. Pare sia uno bravino a sentire i compagni. Un ragazzo veramente in gamba. L'abbiamo sempre visto in televisione, un po' più serio, scherzoso, però in compagnia è un grande. Com'è questo nuovo ingaggio? Ma secondo me se la cavicchia, gli mancano ancora due rudimenti, ma glieli insegno io perché è umile. Arrivo borsa in spalla, ingresso anonimo, accurato stretching, palla a coppie. Ecco la second life dell'ex GT azzurro, a patto che non si parli di nazionale. Un'idea che avevo da qualche anno di muovermi un po' durante l'inverno, e perché volevo provare un po' delle cose che studio così. Poi ho trovato un gruppo di ragazzi in gamba. Maglia numero uno come la moglie Ortolani, che gioca a San Giovanni di Marignano, da dove cioè vengono i ragazzi della Boss, una squadra che già di suo è una storia. Il nome della squadra Boss Volley nasce dal soprannome di un nostro compagno di squadra che non c'è più. Ci ha lasciato l'anno scorso causa una grave malattia e ci ha lasciato tutti senza parole perché se n'è andato in brevissimo tempo. Inizia la partita, Mazzanti parte in panchina, la Boss vola sul 2-0, a metà del terzo set l'ingresso in campo, per battuta da zona 5 giro dietro, con tanto di tuffo. Sensazioni quindi? Un'emozione strana, perché ho pensato saranno 14 anni che non faccio questi gesti, e bello perché comunque quando sei dentro la competizione, cioè è competizione, quindi l'emozione è la stessa e sicuramente mi sento più comodo da allenatore che da giocatore, quindi diciamo che sto più scomodo così, ecco. Ma il Mazzanti allenatore cosa direbbe al Mazzanti giocatore? Ora, non farti male per adesso. Questi primi due mesi dovrò essere cauto, anche se faccio fatica, perché comunque mi diverto.